Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 76esima puntata del podcast di Marcos Box. Ebbene, siamo giunti a questa ultima puntata del mese di agosto, questo caldo, assolato mese di agosto. Vi dico solo che sono le 7 di sera e qui da Mordor a Cafoggia abbiamo una temperatura di 32 gradi, quindi 32 gradi temperatura reale percepita, saranno molti di più per causa dell'umidità. Questa settimana ho deciso di fare un po' di distro testing. In questi pomeriggi assolati di agosto ho deciso di riprovare un po' di distribuzioni. Ho provato Fedora, ho provato Manjaro nelle sue varie incarnazioni, ho provato altre distribuzioni come KDE Neon, ho provato Linux Mint, ho provato anche in questo caso nelle sue varie incarnazioni, e adesso vi sto parlando, dopo aver finito il setup, di Kubuntu 20.04. Chi di voi mi conosce sa che è sempre stata la mia distro preferita, almeno qualora in passato, fino a quando non è arrivato KDE Neon. Ho deciso di riprovare Kubuntu per avere un sistema un po' più stabile, perché la 20.04 di Kubuntu viene rilasciata con KDE Plasma 5.18 LTS, quindi la versione stabile e mantenuta a lungo di KDE Plasma, e ho deciso di tenere, almeno la terrò per questo fine settimana. Molto probabilmente cambierò la prossima settimana, cambierò se il team di Ubuntu si degnerà di fissare un problema che mi sta affliggendo nelle ultime due settimane, una settimana e mezza anzi. È un problema che riguarda non solo me, ma anche diversi altri utenti che utilizzano questa distribuzione, perché è dovuto, sentite bene a che cosa è dovuto a una patch che è stata propinata su Mutter, che doveva servire per risolvere un problema per un'altra tipologia di utenti, che invece ha rovinato l'esperienza utente per diversi utenti che utilizzano schede video Nvidia, ma anche Intel integrate, da quel che si è capito. E questo bug, questo problema, fa sì che quando ci si logga nel sistema, tutte quante le scritte appaiono minuscole, sia nella schermata di login, quindi su GDM, che al login, quindi le icone su desktop minuscole, le icone nel pannello superiore minuscole e quant'altro. È un problema del ridimensionamento, del fractional scaling, non mi viene in italiano il termine, ed è un problema che è stato introdotto appunto con questa patch di Mutter. Il team di Ubuntu ha ricevuto la segnalazione, sono stati fatti diverse segnalazioni su Launchpad, il bug è stato marcato come urgenza media e adesso vi sto parlando, quindi alle 18.51 del 29 agosto, il bug è ancora lì presente, quindi se avete Ubuntu, se avete il problema, se siete afflitti da questo bug con dei caratteri che vi vanno tutti quando era vengo, bene, siete ancora nel limbo, siete ancora lì a aspettare la patch. Il workaround c'è, consiste nel impostare al 200% il ridimensionamento del testo e riportarlo al 100%, però si resetta ad ogni riavvio, quindi non è una soluzione, diciamo così, definitiva. C'è anche un'altra soluzione che ho testato personalmente che funziona, ed è quella di impostare il DPI a 96, quindi andatevi a editare il file xorg.config e andate a forzare il DPI, e in quel caso tutto questo bug svanisce. Però è un workaround ed è una soluzione che è appunto una soluzione momentanea. Il problema c'è ed è stato introdotto dagli sviluppatori di Ubuntu, non è presente su altre distribuzioni che fanno utilizzo di GNOME a parità di versioni di Mutter, perché è appunto una patch specifica che è stata rilasciata per Ubuntu, e niente, soffrite assieme a me se avete questo bug. E aspettiamo che il team di Ubuntu si decida a mettere mani. Comunque, terminiamo qui questo sfogo contro Ubuntu e passiamo alle notizie di questa settimana.
Bene, bene, passiamo al tema delle notizie della settimana, lasciamo stare le polemiche, tanto si sa, Canonica riuscirà di sicuro a sistemare il bug in un paio di settimane. Ah, se va bene. Vabbè, passiamo al tema delle notizie di questa settimana e iniziamo con le buone notizie. Unity Technologies è entrata a far parte del fondo di sviluppo di Blender in qualità di membro patron. Si unisce così come contributore di primo livello da AMD, Nvidia ed Epic Games e fornirà un supporto economico che garantirà sostegno al progetto e garantirà anche la possibilità di assumere personale che possa dedicarsi allo sviluppo di Blender a tempo pieno. È un grandissimo riconoscimento per Blender, che è sempre più apprezzato da diversi personaggi, sia del mondo videoludico che della grafica, che tecnologico, quindi come AMD e Nvidia. Quindi complimenti al team di Blender che riesce ad essere sostenibile grazie a tutte queste donazioni. Donazioni che fanno sì che il progetto vada avanti e che possiamo utilizzarlo e sfruttare anche noi gratuitamente, perché questa è la cosa più importante. Questa settimana ho scritto una piccola guida che spiega come installare DKGoSync su Fedora. Che cos'è DKGoSync? DKGoSync è un software per la firma digitale che viene rilasciato in forma gratuita per sistemi operativi Windows, macOS e per Linux soltanto in formato DEB per Debian, Ubuntu e derivate. Questo software serve per poter firmare documenti digitali per chi è in possesso di una chiavetta di InfoCert e su altre distribuzioni è sempre problematica l'installazione. Ho quindi deciso di mettermi lì a cercare di propinare una soluzione per poterlo installare su altre distribuzioni. Mi sono cimentato su Manjaro, dove ho fatto la richiesta per diventare manutentore del pacchetto, e ho deciso poi di pubblicare anche una guida per poter installare il tutto su Fedora. Devo ringraziare Gigi Rock, uno dei membri della community MarcosBox su Telegram. A proposito, vi invito a iscrivervi al canale Telegram di MarcosBox e alla community. E grazie a cui sono venuto a conoscenza di un piccolo script, un vecchio script sviluppato da un vecchio utente per Mageia, che ho riadattato e fatto funzionare per Fedora. Che questo script che cosa fa? Va a installare la versione deb ufficiale su Fedora, perché se lo convertite soltanto con Alien non funziona. Ho testato lo script su Fedora 32 Gnome e sono riuscito a farlo funzionare quasi senza intoppi, perché in questi momenti sto facendo alcuni test su un'altra installazione di Fedora e lì sto riscontrando qualche piccolo problema. Non ho capito bene che cosa è andato storto in questa installazione di Fedora, perché sulla principale che ho utilizzato per fare lo script e per testare la guida ha funzionato tutto senza problemi. Evidentemente mi sono dimenticato di aggiungere qualche dipendenza. Indagherò comunque più avanti per cercare di proporre una soluzione funzionante al 100% su tutte le macchine. Se siete pratici e se volete contribuire, potete contribuire a questo script, perché ho caricato il tutto su GitHub, quindi su MarcosBox trovate maggiori informazioni, trovate il link su GitHub e potete propinare patch, potete aiutarmi nello sviluppo e nel mantenere aggiornato, quindi datemi anche voi una mano per testare, per farlo funzionare al 100% ovunque. Perché ho detto, ho appena notato questa sera che c'è qualche piccolo problemino su una nuova installazione, quindi devo capire bene, lo devo ancora perfezionare, però nell'installazione principale che ho utilizzato per fare il tutto ha funzionato senza problemi e sono riuscito a firmare i documenti, quindi dateci anche voi un occhio. Restiamo a parlare di Fedora con una notizia che riguarda la prossima versione desktop di Fedora. Fedora 33 nelle varianti desktop, quindi Fedora Workstation, Fedora KDE, eccetera, eccetera, utilizzerà BTR File System come file system predefinito, o Booter File System, perché a quanto pare si pronuncia così. Questo è un importante cambiamento che aumenterà la sicurezza della distro, perché è un file system particolare che migliora la sicurezza in caso di incidente. È un file system che già da diverso tempo, da diversi anni, viene utilizzato come file system predefinito su OpenSUSE, ma anche su SUSE Linux Enterprise Server, quindi se viene proposto per una soluzione a pagamento, per una soluzione aziendale, capite bene che è un file system sicuro ed è un file system supportato.
è già testabile BTRFS su Fedora Rollride, dove è il file system predefinito da inizio di luglio. Passiamo ai rilasci di questa settimana. Questa settimana c'è stato il rilascio di Firefox 80.0 per Windows, macOS e Linux. Questa nuova release non introduce grandi cambiamenti, ma si concentra soltanto su correzioni di bug e correzioni di vulnerabilità. I piccoli cambiamenti che sono presenti su questa edizione riguardano principalmente la versione Windows, dove adesso può essere impostato il programma come visualizzatore PDF predefinito. Non so quale persona sarà di mente, voglio utilizzare Firefox come visualizzatore predefinito per i PDF su Windows, ma vabbè, c'è questa possibilità. C'è una correzione per quanto riguarda la stabilità durante l'utilizzo dello screen reader JAWS, quindi sempre in ambiente Windows. Per quanto riguarda invece noi utenti Linux, c'è una piccola novità che si fa soltanto intravedere, ovvero la possibilità di abilitare l'accelerazione GPU per Firefox su Linux per X11. Tale funzionalità però non è impostata, non è preabilitata per impostazione predefinita, ma può essere attivata manualmente andando in About Config e impostando su True entrambi i valori che trovate alla voce WAAPI. È una novità che riguarda, migliora le prestazioni di Firefox su Linux, però appunto è una novità che viene soltanto lasciata intravedere, non è preattivata, quindi il 99,9% degli utenti di Firefox su Linux non si accorgerà nemmeno di questa novità, a meno che non è andato a spulciare il changelog completo. Speriamo che la prossima versione di Firefox porti migliorie e maggiori novità per quanto riguarda sia Linux ma anche per gli altri ambienti desktop. Facciamo sempre il tifo per Firefox, che ormai è l'unico che si batte. Viva la resistenza, come direbbe qualcuno. L'ultima notizia di questa settimana riguarda il rilascio di Gimp 0.2.0. La nuova versione del fork di Gimp. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni perché è nato questo fork, non mi dilungherò più di tanto, già sapete come la penso al riguardo. Questa nuova versione di Gimp viene aggiornata come base a Gimp 2.10.18 e introduce alcune migliorie prelevate direttamente da PhotoGIMP. PhotoGIMP ve ne ho parlato qualche settimana fa, che praticamente è una serie di patch sviluppate da uno blogger brasiliano, che danno a Gimp un aspetto alla Photoshop con scorciatoie alla Photoshop e quant'altro. E vi ho spiegato anche qualche settimana fa come poterlo installare su Linux grazie allo Snap. Bene, passiamo a vediamo un po' quali sono le novità di questa nuova versione di Gimp, oltre al fatto che è basato su Gimp 2.10.18. L'installer per Windows è stato completamente riscritto e adesso c'è la possibilità di installare la versione 64 bit che integra anche GMIC. L'installazione per Linux è possibile grazie ai due repository in formato Flatpak su Flathub e come Snap dallo Snap Store. Mentre vi sto parlando, la versione quella presente sullo Snap Store, qua adesso, proprio adesso, a bagliare il cane, non so se lo sentite, dicevamo, la versione per Snap dallo Snap Store non è stata ancora aggiornata alla nuova release e speriamo che a breve, fra qualche giorno massimo, venga aggiornato il tutto. Comunque potete anche scaricare la versione è quella classica di Glimps. L'altra caratteristica riguardano, come abbiamo detto all'inizio, alcune migliorie che sono state mutuate da PhotoGIMP, quindi sono state aggiunte le scorciatoie da tastiera da PhotoGIMP ed alcune impostazioni di configurazione. Poi sono state fatte alcune modifiche che riguardano principalmente il rebrand, il ribasamento del logo e quant'altro a Gimp, quindi è stato sostituito il logo di Gimp con una versione ad alta risoluzione, sono stati aggiornati i collegamenti al sito web di Gimp e tutta la documentazione dell'applicazione, sono state fatte alcune modifiche ai set di icone e qualche cosina qua e là, quindi non cose essenziali, non cose che fanno strappare i capelli, ma piccoli miglioramenti. Che dire, io auguro anche un gran bene a questi, agli sviluppatori di Gimp, anche se io faccio sempre il tifo per Gimp. Ebbene, con questa ultima notizia si chiude qui questa 76esima puntata del podcast di Marcosbox.
lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo a settembre con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!